Dunque, stamattina verso le 9 riceviamo una chiamata da Cagliari di un signore, sembrava un signore distinto, che ci chiede effettivamente se fossimo colpiti nella zona, se crea disagio appunto questo coronavirus. Abbastanza, ho risposto notevolmente, e lui ci dice: no, niente, io chiamo da Cagliari, volevo acquistare un paio di scarpe online, e allora ho cercato un negozio che vende questa determinata tipologia di scarpe a Codogno, non l'ho trovato, voi mi sembrate quelli più vicini e quindi mi sembra doveroso darvi un aiuto comprando questi due paia di scarpe sul vostro sito. Io sono rimasto lì, ho sorriso ovviamente, l'ho ringraziato tanto, e niente, questo signore ha acquistato due paia di scarpe. Un gesto, devo dire, bellissimo. Ce ne sono stati altri, ma come vivete in questo momento, Filippo? Puoi raccontarcelo in diretta? Come vivete in azienda? Certo. Con i dipendenti? Cosa sta succedendo? Ecco. È un po' un grosso problema, ovviamente, a livello di entrate, soprattutto per il nostro settore, che è l'abbigliamento, in quanto la merce che ci stanno consegnando sia effettivamente merce ordinata all'incirca 8 mesi or sono. Certo, quindi inconsapevoli, certo, di questo disastro che comunque sarebbe arrivato. Certo. Per noi è un grosso problema, stiamo appunto cercando di trovarne la soluzione, è un grossissimo problema anche per il fatto che essendo una media struttura con una superficie metri quadri un pochettino più elevata rispetto a un qualunque altro negozio, siamo destinati a chiusura, quindi oggi noi siamo in negozio, ma effettivamente il negozio è chiuso, se solo i dipendenti, solo un paio di persone, siamo qui io e un altro ragazzo a sistemare alcune cose. E quindi, visto che non è la soluzione non è a breve termine, insomma, è abbastanza complessa la situazione. Però si può comprare online presso di voi, perché questo può essere un notevole aiuto per le aziende, giusto? Certo. Infatti, invece che startene a casa stamattina, ho chiesto a questo ragazzo di venire appunto qui per muoverci, per fotografare, per popolare, diciamo, il nostro sito con la stagione che è ormai imminente, la primavera 2020, in maniera tale da sopperire questa mancanza di entrate appunto fisiche nel nostro punto vendita con una vendita online. E noi speriamo che i gesti di solidarietà che tu ci hai raccontato, quello di questa mattina è stato veramente molto bello, noi speriamo che ce ne siano tanti, diciamo forza a tutti coloro che operano nel commercio a Piacenza, ce la faremo, insomma, Piacenza non si ferma, Filippo, vero? Anche voi non vi fermerete? Assolutamente no. Adesso un grosso online. In bocca al lupo a tutti.